Bentrovati ad una nuova puntata. Mancano giovani geometri, non c'è ricambio generazionale e chi è in attività spesso è in affanno per il troppo lavoro. A dirlo Enzo Tonzani, presidente del Collegio Provinciale dei Geometri di Perugia, che sottolinea le opportunità di scegliere oggi l'indirizzo scolastico legato a questa professione. In questo momento ci sono pochi geometri a disposizione del cittadino. Fotografa così la situazione che riguarda la professione nel territorio Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia, rispetto alla carenza di questa figura tecnica oggi ritenuta sempre più centrale. Abbiamo pochi geometri che sono a disposizione dei cittadini. Negli studi professionali si cercano collaboratori e non si trovano, le imprese cercano collaboratori e non si trovano, le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di collaboratori e non si trovano, ma anche i cittadini hanno bisogno di professionisti e i professionisti cominciano ad essere ingolfati. La figura del geometra in questo particolare momento non è che abbia avuto dei cambiamenti radicali, ha delle difficoltà in più dovute all'emergenza sanitaria, ha delle difficoltà in più legate a tutto ciò che i decreti del Presidente del Consiglio hanno messo in campo nei rapporti con le istituzioni. Noi abbiamo la difficoltà di accedere agli archivi delle amministrazioni comunali che sono, come dire, il nostro punto di partenza per tutto quanto il nostro lavoro. Carente dunque e allo stesso tempo strategica in questo momento la figura del geometra su più fronti rispetto alla ricostruzione post-sisma nel centro Italia, ma anche per tutta la partita degli incentivi fiscali. La ricostruzione dà segnali positivi, in più abbiamo anche tutti gli incentivi dello Stato che con i vari sisma bonus, eco bonus, super bonus, bonus facciate, chi più ne ha più ne metta, hanno e stanno creando nuove opportunità lavorative per tutti i professionisti. E di fronte alle nuove opportunità lavorative che in questi ultimi anni e in questo difficile 2020 in particolare si sono configurate, lo sforzo del Collegio Provinciale di Perugia è stato anche quello di attivare e migliorare la collaborazione con le scuole del territorio che propongono l'indirizzo di studi specifici. L'istituto è quello, istituto tecnico e tecnologico con indirizzo costruzione ambiente territorio, confidenzialmente detto CAT. Ce ne sono 9 nella nostra provincia e lì il problema è, ritorno a quando ho cominciato io, uscivano a Perugia circa 200 ragazzi diplomati geometri ogni anno, in questo periodo ne escono un centinaio soltanto nella nostra provincia tra tutte 9 le scuole ad indirizzo CAT. L'appello ai giovani che stanno frequentando, che hanno frequentato le scuole medie, l'appello alle loro famiglie di considerare questa attività professionale come una buona prospettiva per il loro futuro. A Fabbro, Banca Centro ha inaugurato una filiale Digital Experience. Con Nicola Torrini scopriamo le caratteristiche di questa sede dotata di sofisticate tecnologie e ampi spazi. Taglio del nastro per i nuovi locali della filiale di Banca Centro a Fabbro Scalo. Le norme per il contenimento del Covid-19 hanno consentito solo una cerimonia sobria, ma i vertici della banca di credito cooperativo Umbro Toscana hanno comunque voluto essere presenti all'inaugurazione e alla benedizione. I grandi gruppi bancari stanno chiudendo migliaia di filiali in tutta Italia, abbandonando i centri minori, disertificando territori, certificando comuni. Noi abbiamo continuato a investire invece per cercare di mantenere la presenza anche in questi territori. Anche in questo, quindi, la nostra banca, il nostro mondo del credito operativo si candida a essere un po' in controtendenza rispetto al mondo bancario e ai modelli di crescita e di sviluppo che vanno di moda ora. In questa nuova sede, situata al Civico 15 di Piazzale della Stazione, soci e clienti della banca troveranno un nuovo concetto di filiale Digital Experience. Tutte le attività le può svolgere
sia fisicamente sia utilizzando strumenti come le CSA, le casse self automatizzate, che consentono quindi una maggiore snellezza. Inoltre poi con una filiale insomma così organizzata e così strutturata sarà possibile avere dei momenti di incontro con i nostri consulenti private, corporate, retail che seguono la clientela da vicino, quindi questo può essere un buon punto di riferimento. Con questa iniziativa, insomma, Banca Centro cerca di dare un segno tangibile della volontà di rafforzare il legame con l'economia locale, le famiglie e le imprese, in particolare rinnovando la presenza in un territorio che in un certo senso ha dato almeno in parte i natali al credito cooperativo e alla stessa Banca Centro. Si riprende una storia che parte da lontano, perché qui c'è la BCC di Figulle del 1916, quindi parliamo di 104 anni di storia, una filiale nuova, un segnale per il territorio e anche un modo per rendere più moderno e più funzionale quello che è oggi il servizio che si ha nei confronti della clientela con le nuove attività e con il nuovo modo di fare anche cassa. Banca Centro è la somma e l'ultimo tassello di fusioni che hanno visto coinvolgere 9 banche di credito cooperativo. Fra queste banche la Banca di Figulle, una banca che da allora ultracentenaria, oggi si riconosce in Banca Centro, una banca fra le più grandi del mondo del credito cooperativo. Un credito cooperativo che è il terzo gruppo nazionale con le sue 2650 filiali e circa 4 milioni di clienti. Ora per la rubrica Focus Aziende ci spostiamo a Sansepolcro, dove Montpetit Village by Grifovet ha recentemente aperto un punto vendita con servizi di pet shop, tolettatura, parafarmacia veterinaria e zootecnia. Pet shop, tolettatura, parafarmacia veterinaria e zootecnia. Montpetit Village by Grifovet è davvero un punto di riferimento per chi possiede un animale domestico, ma anche per chi alleva animali da reddito. Oltre ai punti vendita di Ponte San Giovanni a Perugia e dell'Era di Corciano, dove è presente anche un'area dedicata alla fisioterapia, si è aggiunto recentemente il punto vendita di Sansepolcro. Siamo posizionati in un luogo strategico, siamo al confine tra l'Umbria e la Toscana, abbiamo all'interno tutta una serie di servizi già presenti presso le altre strutture Montpetit. La farmacia veterinaria, secondo me, è il nostro punto di forza che ci permette di dare al cliente la possibilità di trovare tutto all'interno, quindi il mangime, l'accessorio e anche il farmaco. Integratori alimentari, tutto quello che è insomma inerente al mondo a quattro zampe. Abbiamo anche tutta una sezione riservata alla zootecnia con tutta una serie di farmaci e una serie di integratori alimentari per diciamo la loro cura. Molto fornito il reparto alimentare, dove vi è sempre personale pronto a consigliare il prodotto più adatto alle esigenze del proprio animale. Nel reparto alimentare troviamo crocchette, quindi parliamo di secco e umido, quindi scatolette per cane, gatto e piccoli animali, ossia uccelli e roditori. E nonché nell'ultimo periodo abbiamo deciso anche di intraprendere la strada del mantenimento del cavallo e dell'alpaca. Il reparto alimentare comprende anche la linea dietetica, ossia tutti quegli alimenti per cani e gatti oppure piccoli animali, come dicevo prima, che hanno problemi di diabete, obesità oppure problemi allergici. E ovviamente il reparto alimentare comprende appunto anche dei mangimi rivolti ai piccoli animali. Parliamo di uccelli, roditori, pesci, sia tropicali che pesci di acqua dolce, e infine anche delle tartarughe, sia di acqua che di terra. E venendo nel nostro pet shop troverete anche tutti gli oggetti rivolti a questi animali, nonché acquari e terriere. Inoltre, da Montpetit Village by Grifovet ci sono anche tanti accessori e gadget per trascorrere il tempo libero con i nostri amici a quattro zampe, quindi giochi, cuscini, guinzagli o cappottini, solo per citarne alcuni. Un altro punto di forza del negozio è il servizio di toilettatura, che effettua orario continuato. Effettuiamo tagli e shampoo sia per cane che per gatto e tutti i nostri servizi vengono effettuati da un professionista del settore.
Non ci occupiamo solamente dell'aspetto estetico e della bellezza del cane e del gatto, ma abbiamo anche dei trattamenti predisposti laddove sia cane che gatto presentino dei problemi cutanei. Quindi andremo a trattarli con appunto dei prodotti specifici per non solo la bellezza ma anche la salute dell'animale stesso. È stato presentato a Perugia il progetto di ristrutturazione e rilancio dell'Agenzia Umbria Ricerche, ente della Regione Umbria specializzato negli studi in campo socio-economico, statistico e demografico. Sentiamo di cosa si tratta con Rossana Furfaro. Anno nuovo, vita nuova per l'Agenzia Umbria Ricerche, l'ente della Regione Umbria specializzato negli studi in campo socio-economico, statistico e demografico, il cui progetto di ristrutturazione e rilancio è stato presentato a Palazzo Donini. Un progetto che si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione delle 14 società regionali partecipate e che dovrebbe portare, con questo nuovo corso, a un risparmio di 250.000 euro a beneficio della collettività Umbra. Quello che abbiamo presentato oggi con la Presidente Tesei è appunto il piano di riorganizzazione e rilancio dell'Agenzia, che significa molte cose. Avremo una nuova sede, la rivista semestrale cambia pelle a sua volta diventando un luogo di dibattito e confronto, un nuovo sito istituzionale e soprattutto il prossimo anno spero potenziamento della struttura di ricerca. Tutto questo serve ad una regione come l'Umbria perché la ricerca significa conoscenza e la ricerca è fondamentale per il decisore politico. La nuova sede AUR sarà a Villa Umbra, dove già si trova la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. La sfida che ci siamo posti, ha detto Campi, è quella di essere un hub per tutte le energie di cui dispone l'Umbria. Per questo ci proponiamo come partner di organizzazioni di categoria e fondazioni bancarie, con un rapporto sempre più stretto con il decisore politico, ma anche con tutte le realtà pubbliche e private che operano in Umbria. L'Agenzia Umbra Ricerca è veramente molto importante per la nostra regione. Sta facendo degli studi molto puntuali socio-economici, li abbiamo anche utilizzati e con noi ha collaborato anche per la redazione del nostro documento di economia e finanza regionale. Credo che il futuro di questa agenzia sia molto importante per la comunità umbra. Io mi auguro che anche associazioni di categoria, la stessa Confindustria piuttosto che Confcommercio, Confartigianato, le stesse fondazioni possano anche utilizzare l'Agenzia Umbria Ricerche proprio per ricerche importanti per capire l'andamento socio-economico della nostra regione. E quindi devo dire, ringrazio veramente il professor Campi che ha fatto un grandissimo lavoro in questi mesi in cui è stato nominato commissario, così come ringrazio veramente Casavecchia, Tondini e Coco che hanno lavorato molto molto bene in questo periodo in totale indipendenza ma con un lavoro sinergico per le attività che sto portando avanti nell'interesse della regione, di tutta la comunità umbria, in particolare per il futuro economico di questa regione. Cerca di una scuola secondaria di secondo grado, cool e stimolante? Se ami costruire, progettare, hai interesse per l'ambiente e il territorio che ti circondano, la risposta è CAT. Ma no, CAT! Costruzioni, ambiente e territorio. I CAT sono istituti tecnici dove potrai studiare e arricchire le tue conoscenze attraverso la pratica e i laboratori, utilizzando tecnologie moderne e strumenti avanzati per prepararti all'esercizio della professione di geometra. Il diploma CAT ti apre un mondo di possibilità lavorative in diversi settori. Cerca il CAT più vicino e scopri tutte le opportunità. Romeo Auto allarga i suoi orizzonti, ma anche i tuoi. Da oggi tutti i nostri showroom di Perugia, Ponte Felcino, Gubbio e Città di Castello si arricchiscono di un nuovo marchio, Kia Motors.
motorizzazioni benzina, diesel e GPL dalla massima efficienza su tutta la gamma, fino ad arrivare all'ibrido e full electric per abbattere consumi ed emissioni. Vieni a scoprire tutti i vantaggi della rottamazione statale con Kia Motors, per te fino a 12.500 euro di vantaggi. Kia, the power to surprise. Incaltiber, da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Affidabilità e passione. Satiri Auto è punto di riferimento in Umbria e concessionario ufficiale Jeep. Scopri le nuove Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid, con il 4x4 sempre disponibile e fino a 50 km di autonomia in modalità elettrica. Satiri Auto, la scelta migliore per l'acquisto della tua nuova Jeep. Per la rubrica Focus Aziende parliamo di Solo Pellet, impresa che con i suoi due punti vendita a Corciano e Bastia Umbra offre una vasta scelta di pellet da riscaldamento domestico e industriale. Tanta esperienza nel settore, grande conoscenza in materia e alta qualità dei prodotti. In una parola, Solo Pellet, dal 2013 punto di riferimento in Umbria e nel centro Italia nella commercializzazione di pellet da riscaldamento domestico e industriale. L'azienda ha due punti vendita, uno a Bastia Umbra e uno a Elera di Corciano, oltre a un point ufficiale a Ponte Rio di Todi, uno di prossima apertura a Città di Castello e vari rivenditori autorizzati nel Lazio. Da Solo Pellet si può trovare una vasta gamma di prodotti selezionati per il riscaldamento della casa e non solo. Abbiamo una larga gamma di prodotti che partono dall'abete rosso, abete bianco, il misticonifera, per arrivare fino alle latifoglie, faggio quercia, faggio e faggio rovere. Oltre al pellet abbiamo tutta la gamma diavolina e quindi tutti i prodotti specifici che riguardano comunque sia il pellet e qualcosina sul discorso della legna, quindi camini e stufe a legna. E poi, per quanto riguarda invece gli addolcitori dell'addolcimento delle acque, abbiamo in esclusiva il sale, un sale che viene dalle saline austriache, insomma, che si chiama Acqualinda e che è un prodotto anche quello che abbiamo in esclusiva qui per l'Umbria. Tutti i pellet in vendita sono certificati EN Plus A1 ed EN Plus A2 e vengono distribuiti a privati e rivenditori con numerosi servizi e offerte dedicate. Produrre un pellet A1 bianco o produrre un pellet A2 scuro, il costo della produzione è lo stesso. Quello che sposta e fa la differenza è il trasporto. Quindi è normale, tutte le conifere crescono sempre nei paesi dell'est, ma dalla Slovacchia andando su, e quindi andiamo molto più lontano dalla destinazione che è Perugia, mentre le latifoglie crescono tutte Croazia, Bosnia, quindi al confine con l'Italia, essendo più vicini il trasporto è inferiore. Ecco la differenza di prezzo tra una A1 e una A2. La qualità, se decortecciati e certificati, pellet A1 e A2 sono comunque sia due ottimi prodotti. Consegniamo abbiamo diversi mezzi, con sponda elettrica, idraulica e traspallet elettrico, riusciamo a portare il pellet fino a casa, insomma, dei privati. Per quanto riguarda i grossisti, viceversa, chiaramente le quantità sono diverse e con i tir riusciamo, insomma, ad arrivare fino a destinazione. Per chi non ha posto e vuol comprare il pellet d'estate, visto che il prezzo d'estate e d'inverno c'è una bella differenza, abbiamo la possibilità di farglielo acquistare in estate, e chi non ha posto glielo stocchiamo qui da noi nei nostri magazzini e vengono a ritirarlo mano a mano nel periodo invernale.
Molte attività hanno dovuto adeguarsi per andare incontro alle esigenze dei cittadini in questo periodo di pandemia e anche la farmacia Bolli ha sviluppato nuovi servizi che manterrà anche in futuro. La pandemia generata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ha imposto nuove abitudini e comportamenti all'interno della società civile, che ormai deve imparare a convivere con questa realtà. Anche le attività commerciali si adeguano ed evolvono offrendo nuovi servizi, come la farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci a Ponte Felcino di Perugia, un punto di riferimento per il territorio e non solo. Potenziato lo shop online, dove gli utenti possono acquistare tutto ciò che non ha bisogno di ricetta medica. La merce viene consegnata tra le 24 e le 72 ore successive, a seconda della zona, in tutta Italia. Si possono ordinare online i prodotti per celiaci, di cui la farmacia ha ampio assortimento, e usufruire del buono ASL della Regione Umbria. Molto comodo, poi, è il servizio di prossimità. Il cliente ordina il farmaco con ricetta di cui ha bisogno chiamando un numero dedicato o tramite WhatsApp e la consegna a domicilio avviene in giornata. Tant'è vero che noi abbiamo iniziato a svolgere questo servizio proprio per rispondere all'emergenza causata in questo momento dal coronavirus. Ma credo che sia opportuno riflettere e che sia opportuno estendere questo servizio anche al dopo, perché ci rendiamo conto che sempre di più i nostri clienti magari hanno bisogno e non sempre possono venire da noi, quindi viceversa noi possiamo raggiungerli e portargli quello di cui hanno bisogno direttamente a casa. Si può pagare anticipatamente con bonifico bancario, ma si può pagare tranquillamente anche alla consegna, nel caso di corriere in contrassegno, nel caso del nostro personale o in contanti, oppure ci siamo dotati di un POS dotato di GSM e quindi si può tranquillamente pagare con il POS o la carta di credito come si farebbe normalmente in negozio. Naturalmente chi volesse recarsi direttamente in farmacia può stare tranquillo perché sono state adottate tutte le misure di sicurezza del caso. Non solo ovviamente sono tutti dotati di guanti, mascherine, abbiamo montato anche delle barriere in plexiglass e soprattutto abbiamo distanziato gli operatori. Noi per fortuna abbiamo una superficie molto ampia per cui alternando le postazioni di lavoro siamo riusciti a far lavorare i nostri operatori in completa sicurezza, ma siamo riusciti anche a garantire una distanza di sicurezza elevata a tutti i nostri clienti che sono potuti entrare tranquillamente senza correre nessun tipo di rischio. E il futuro della farmacia sarà sicuramente all'insegna del digitale. Oramai videochiamata, videomessaggi, foto, WhatsApp, ci sono tanti strumenti che ci consentono di continuare a svolgere il nostro lavoro, di dare consigli, di essere vicine alle persone e poi ovviamente chiunque avesse bisogno di un prodotto oltre che di un consiglio può vederselo portare a casa in tutta tranquillità. Sei indirizzi di studio e tanti progetti e certificazioni per l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, che ha organizzato un Open Day live in streaming per far conoscere la propria offerta formativa. Tempo di scelte per gli studenti che devono iscriversi alle scuole superiori e l'Istituto Tecnico Tecnologico Alessandro Volta di Perugia, utilizzando un nuovo format che la contingenza impone per far conoscere la sua offerta formativa a ragazzi e famiglie, ha organizzato un Open Day live in streaming. Durante l'evento online, docenti e studenti hanno presentato i sei indirizzi di studio che la scuola propone: grafica e comunicazione, grafica con flessibilità sportiva, informatica e telecomunicazioni, meccanica, elettronica ed elettrotecnica e chimica. Con il Covid ci siamo dovuti attrezzare e abbiamo ritenuto opportuno di arrivare dentro le case di tutte le famiglie attraverso questa diretta streaming. Tutti gli indirizzi si sono presentati, gli studenti hanno dimostrato anche una buona comunicazione perché hanno presentato la loro esperienza e il motivo per cui si sono iscritti in questa scuola. Quindi è stata una giornata molto particolare e anche di crescita collegiale e collettiva di tutti noi, perché la comunicazione sta diventando importantissima per ogni scuola.
La dirigente Rita Coccia ha dunque presentato il piano dell'offerta formativa dell'Istituto di Piscille, che si basa su tre pilastri: ricerca e innovazione metodologico-didattica, il primo, di cui è espressione la partecipazione alla rete Avanguardie Educative, ma anche la certificazione Apple Distinguished School. Il secondo pilastro è il rapporto con l'Europa, e l'IT svolta è infatti eTwinning School e ambasciatrice d'Europa, oltre a essere sempre particolarmente favorevole e aperta a progetti europei e scambi culturali di studenti e docenti. Terzo, ma non ultimo, caposaldo è rappresentato dall'integrazione con il territorio in cui la scuola è inserita, a partire dal rapporto con il mondo del lavoro e la collaborazione con enti e associazioni. Sostenibilità, efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici. Scopriamo come l'edilizia Ruscini lega tutto questo e cosa propone ai propri clienti. Vivibilità e sostenibilità sono due concetti ormai imprescindibili per chiunque voglia approcciarsi al mondo dell'edilizia e delle costruzioni. Riuscire a portare luce naturale e aria fresca all'interno delle case o di qualunque altro edificio è per esempio uno degli obiettivi perseguiti con decisione dall'impresa Umbra Edilizia Roscini, che per questo motivo ha stretto da alcuni anni una forte collaborazione con l'azienda multinazionale danese Velux, specializzata proprio nella produzione di finestre lucernari. Con Velux abbiamo instaurato una partnership che ci permette di essere veramente specializzati, ci permette di offrire una consulenza approfondita e soprattutto un servizio di manutenzione posa in opera in tutta la regione. Vendiamo anche appunto attraverso l'e-commerce Velux e da quest'anno siamo stati eletti partner pro di Velux, quindi scelti tra le rivendite che in Italia, diciamo, hanno una performance migliore. L'orizzonte della sostenibilità, che ha nell'innovazione uno dei suoi alleati più importanti, è quindi visto anche nel comparto edile sia come un dovere morale, ma anche come una grande occasione di rilancio dell'economia. Per questo il tema dell'efficientamento energetico e della riqualificazione degli edifici sono da alcuni anni entrati a pieno titolo nell'agenda dei governi nazionali, che hanno introdotto numerose agevolazioni fiscali per il recupero delle spese sostenute proprio sulle ristrutturazioni e sull'efficientamento energetico degli edifici. C'è un nostro collaboratore che riesce a intercettare bene i bisogni del cliente, allo stesso tempo guidarlo in quelle che sono le agevolazioni fiscali, le detrazioni sono proprie e attuali anche di questo momento, e quindi poi a fornire e posare attraverso una squadra di collaboratori i materiali infissi sia in alluminio con la partnership di GC Sciuco e anche in PVC. Concedersi un momento di relax, soprattutto di questi tempi, non può che fare bene. Così siamo stati al centro di Bellezza Beauty, che propone diversi trattamenti per capelli, viso, mani e corpo. Missione bellezza e benessere. Mission Impossible? Non proprio se ci si affida a mani esperte come quelle di Beauty, il centro bellezza di Claudio Barcaccia in via Sette Valli a Perugia. Mai come in questo momento bisogna prendersi cura di se stessi e amarsi. Capelli, pelle, mani e corpo parlano di noi e del nostro stato psicofisico, perciò affidarsi a degli esperti può fare la differenza. Abbiamo servizi, diciamo, di assoluto valore per quanto riguarda il risultato immediato, come, diciamo, servizi di assoluto, diciamo, benessere per quanto riguarda il mondo dei massaggi olistici. In questo periodo la novità è un trattamento per il viso chiamato Acid Infusion, dove possiamo trattare la pelle con delle molecole assolutamente innovative che permettono, diciamo, la rigenerazione cellulare per una pelle
perfetta per quanto riguarda il trattamento. Per i capelli poi c'è Flawless. Flawless è un metodo di colorazione che ci permette di personalizzare il colore a seconda della forma dei capelli, a seconda della morfologia del viso. Si studia insieme alla cliente quali sono gli aspetti, diciamo così, da valorizzare, con dei movimenti di colore che possono essere dal vellutato a dei intarsi di luce che possono essere localizzati fino a diffusi su tutta la testa. Di fatto un servizio colore di altissimo, diciamo così, livello per personalizzare al massimo la forma e valorizzare proprio la bellezza dei capelli. Rispetto al corpo, tanti trattamenti che si possono effettuare. Si tratta infatti di trattamenti manuali che possono essere rilassanti, decontratturanti o drenanti. Perciò andiamo ad incontrare qualsiasi tipo di esigenza e soprattutto può essere un massaggio localizzato in zone specifiche o generico. Ci prendiamo cura partendo dalla protezione e l'idratazione delle mani attraverso dei massaggi specifici fino ad arrivare al completamento, perciò allo smalto, che può essere semplice, può essere semipermanente, gel, acrigel o Sokoff. Il Physiotron agisce per una profonda tonificazione muscolare, rimodellamento della silhouette, riduzione degli inestetismi della cellulite, drenaggio e tonificazione del tessuto. È un trattamento che perciò può essere personalizzato con un programma per ogni esigenza. Unendo l'innovazione delle onde elettromagnetiche che stimolano la crescita cellulare a quella meccanica che è fatta dall'esperienza delle nostre estetiste supportata dalla macchina, nasce il Physiosphere, che è una tecnologia che interviene in modo non invasivo sugli inestetismi di viso e corpo, quali possono essere cellulite, adiposità localizzata, lassità cutanea, rughe e invecchiamento tessutale. Ultimi, ma non meno importanti, sono la depilazione e l'epilazione. Si va dalla ceretta classica alla brasiliana, fino a un trattamento più duraturo. Per chi desidera perciò un'epilazione definitiva e sicura, noi consigliamo il Laser Epil Dream. Ve lo consigliamo perché? Perché è un trattamento più veloce, è un trattamento meno traumatico per la pelle e soprattutto è un trattamento che puoi fare tutto l'anno con ogni fototipo. La puntata termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter e Instagram. Da Carla Damme e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.